Eccellenza, la Puglia, pur essendo una regione arancione, il numero dei contagi è sempre più alto. In modo particolare anche nella provincia BAP si registrano un numero considerevole di contagiati e ancora in modo più particolare la città di Andria, che ha superato circa i 1.300 contagiati, senza tener conto anche del numero dei decessi che è aumentato. Sì, davvero sono molto amareggiato e preoccupato di queste notizie. Io tutti i giorni, sia attraverso i giornali e sia attraverso i canali televisivi, anche quelli locali, leggo notizie sempre più allarmanti, proprio che riguardano la BAT e in particolare la città di Andria. I numeri sono davvero impazziti. E questa cosa, non nascondo, mi lascia tanta, tanta amarezza, tanto dispiacere, perché non dovrebbe essere così. I numeri di Andria sono enormemente superiori ai numeri di altre città ugualmente grandi. Basti pensare alla vicina Barletta, Trani, cioè i numeri di Andria sono proprio impazziti. Vuol dire che in Andria ci sono molti, troppi, troppe persone che non osservano le regole elementari che consistono nell'uso della mascherina, nel lavaggio frequente delle mani, nella prudenza in tante cose e nel non uscire quando proprio non è necessario. E purtroppo ci sono tanti che fanno sfregio di queste regole e tranquillamente le contraddicono, non le osservano. Certo, qualcuno dice: ma la polizia, ma poveri uomini, hanno sulle loro spalle un carico immenso che non riescono a portare. Ci vorrebbe un poliziotto per ogni famiglia. Quindi poi sento dire di tanti gruppi e gruppetti che si radunano nelle case o in luoghi senza nessuna autorizzazione, per giocare, per stare insieme e ovviamente senza nessuna protezione. Ora, io mi supplico veramente tutti ad essere più attenti. Cosa vogliamo? Trasformare la città di Andria in un cimitero? Veramente i numeri fanno paura. Tante, tante famiglie sono state e sono visitate in questi giorni dal lutto, dal dolore per parenti che sono stati costretti a ricoverarsi in maniera frettolosa perché non potevano stare più in famiglia, ma intanto i contagi sono avvenuti. Ecco, io veramente supplico il Signore che dia luce, dia giudizio a tutti e che tutti si rendano conto che il proprio comportamento non è soltanto comportamento mio e basta, ma è una forma di rispetto e di amore a tutti, innanzitutto a quelli di casa, alle persone che incontriamo. Non è un fatto privato, è un fatto che è pubblico. Allora, cari amici, io mi metto in ginocchio davanti a ciascuno e dico: per favore, osserviamo le regole, non la pigliamo alla leggera. Senza lì responsabilità di alcune persone, vuol dire anche un disprezzo per la vita delle persone fragili, vulnerabili e di quanti comunque stanno osservando con dedizione e con sacrificio le regole. Sì, indubbiamente è questo. C'è un atteggiamento di ostentata superiorità, cioè come dire: io non osservo niente, io faccio i comodi miei, io non do retta a nessuno e nessuno mi deve dire niente. Ma non funziona così. Noi siamo membri tutti dello stesso corpo, che si chiama società, che si chiama mondo, che si chiama città. E allora, duole dirlo, ma non vorrei che più di uno si dovessero svegliare solo nel caso in cui la malattia dovesse andare a far visita proprio a loro, alle loro case, cosa che non auguro, sì, certamente, per l'amor di Dio, ma voglio dire, perché dobbiamo aspettare il peggio per svegliarci e per capire che va cambiato atteggiamento? Veramente la città di Andria ha bisogno di un sussulto, di svegliarsi da questo andazzo, da questo stile,
e tutti abbiamo bisogno di ritrovare gli atteggiamenti fondamentali del rispetto della vita propria e degli altri. Qui mi piace ricordare una frase che dice il Papa spesso ultimamente, la sta dicendo e vale sicuramente anche per noi adulti. O ci salviamo tutti insieme, o non si salva nessuno. Cioè nessuno può pensare che lui non è soggetto a regole e può fare quello che vuole. Non lo può fare perché questo atteggiamento di disinteresse e di disimpegno ricadrà innanzitutto su di lui, sulla sua famiglia, sui suoi figli. Ecco, vorrei che ci fosse veramente un sussulto in tutti, e anche se in ritardo, dopo aver fatto già troppi danni, tutti assumano subito e quanto prima atteggiamenti di maggiore responsabilità e di maggiore rispetto delle regole. Leggevo questa mattina che in uno degli interventi del nostro sindaco c'era addirittura l'idea di chiamare l'esercito, non solo per le mascherine, ma anche per tanti episodi di delinquenza che, approfittando di questo tempo così particolare, stanno accadendo ad Andria. Amici, fratelli, non so come chiamarvi. Diamoci una mossa, scusatemi se uso questa immagine, questo linguaggio così che può apparire banale. Diamoci una mossa e diamo onore alla nostra città. Salviamola.